Allora, il video di oggi sarà tipo un haul giganteschissimo. Intanto mi scuso ovviamente perché sono tipo scomparsa dopo che sono andata a Miami, non ho fatto nessun vlog perché ovviamente il mio cellulare è ancora in memoria piena, perché cioè non si è svuotata più di tanto alla fine. Poi fare il vlog con la reflex è impossibile, perché per chi non lo sapesse la reflex pesa proprio tanto tanto, quindi c'è più di 10 secondi così col braccio, non era possibile. E non avendo la macchinetta fotografica portatile, cioè non ce l'ho fatta, quindi mi dispiace tantissimo, però Miami era stupenda. E praticamente abbiamo fatto una settimana a Miami e 2 giorni a Orlando, perché siamo andati a visitare l'Universal Studios. E io qui, cioè, praticamente all'Universal Studios di Orlando c'è Harry Potter, cioè hanno ricreato Harry Potter, hanno ricreato Hogsmeade e Diagon Alley. E io, ok, ve ne parlerò più avanti nel video quando vi faccio vedere che cosa ho comprato in Harry Potter, ve ne parlo più avanti perché cioè va bene. E quindi niente, in questo video volevo farvi vedere un po' di acquisti che avevo fatto sia a Panama nelle scorse settimane, anche il mese scorso, e appunto quelli che ho fatto a Miami. Quindi direi di iniziare subito da quelli, facciamo da quelli di Panama che sono meno, sono un po' meno importanti, diciamo, e lascerò appunto i mega acquisti che voi spero capiate cosa sono alla fine del video. E niente, allora iniziamo appunto da quelli di Panama. Ok, allora iniziamo da questi che vedete, perché li fa vedere ciao, perché li fa vedere insieme, perché praticamente li ho presi insieme, cioè sarebbe una specie di outfit, perché praticamente mi serviva un outfit per andare a una festa in piscina, quindi ne volevo uno abbastanza, cioè leggero. E quindi sono passata da questo negozio che non credo che esista in Italia, si chiama Aeropostal, Aeropostal, e non so se esiste, non so se l'avete mai sentito, però comunque diciamo che fa della roba abbastanza carina. E vabbè, alla fine, allora, ho preso questo top che è praticamente, sì, una specie di crop top, è abbastanza corto ed è molto svolazzante. Mi piaceva tantissimo per il tessuto, perché è un tessuto veramente molto molto morbido. E niente, di questo vita del nero, però boh, sembra più che altro un tipo blu molto scuro. Comunque è appunto fatto in questo modo e è abbastanza scollato dietro anche davanti, però comunque, cioè, io l'ho pensato appunto per andare in piscina, quindi cioè doveva essere molto sciallo e continua a cadere, simpatico. E quindi niente, questo qui. E insieme ci ho preso anche questi shorts, che sono degli shorts molto normali, a vita molto alta, perché hanno tipo 10 bottoni, no scherzo, ne hanno 3, però comunque vanno a vita alta. E niente, sono molto carini, direi che sono, diciamo, tipo uno dei pochi shorts che ho che mi vestono, diciamo, bene. Quindi mi piacciono tantissimo e non mi ricordo i prezzi, scusatemi, perché questa roba è tipo di un mese fa. Quindi comunque appunto gli shorts sono fatti così, molto semplici, molto carini, e appunto li ho messi insieme a questa specie di festa. Poi penultima cosa di Panama è questo costume, che praticamente l'avevo ordinato su un sito che si chiama AliExpress, credo, e mi è arrivato in tipo 3 mesi, non lo so, probabilmente 3 mesi. E niente, però ne vale la pena perché l'ho pagato tipo $13 ed è identico a quello della Triangle, si chiama, che appunto fa una linea di costumi che sono tipo fighissimi, li vedete comunque su Tumblr o su iHeartIt o dove volete, perché sono bellissimi. E niente, quindi è fatto uguale, l'ho già usato parecchie volte e cioè è perfetto, non ha un difetto, è veramente fatto benissimo, vi giuro, sembra identico. E niente, io l'avevo preso in questo colore che è tipo un azzurrino Tiffany, ce ne sono veramente tanti colori. E questo è un XS, un perfetto sotto, un XS, mi vestono perfetti. E niente, mi piace tantissimo, proprio come è fatto identico. E anche il pezzo di sotto è appunto fatto così. E niente, è molto 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 carino. Quindi nel senso, quelli della Triangle di solito costano tipo $80, questo qua è $13, quindi fantastico. Poi ultima cosa di Panama è questo, allora, cioè no, in realtà non è una bugia, non l'ho presa a Panama, me l'ha preso mio papà quando è andato in viaggio, dove è andato, Dallas, boh, non lo so, comunque è andato tipo in America e me l'ha portato dal suo viaggio. E niente, è il libro di Tyler Oakley, è Binge, e io lo volevo tantissimo. E niente, è bellissimo, non c'è niente da dire, lo amo, devo ancora iniziare a leggerlo,
però c'è cioè Tyler Oki, tipo non è il mio youtuber preferito, ma rientra nella top 5 probabilmente, quindi dovevo assolutamente prendere il libro, che è una biografia. Io non vedo l'ora di leggerlo, mi giuro, non vedo l'ora. Niente, questo. E adesso passiamo invece agli acquisti di Miami, che boh, non sono tanti alla fine, sono, cioè, diciamo che la parte consistente del mio haul di Miami è Harry Potter, però dopo ne parliamo. Ok, partendo dalla cosa più semplice, che è questo top di Forever 21, perché mi serviva un top da mettere con quei pantaloncini che vi ho fatto vedere prima, perché ovviamente quello che ho fatto vedere prima era un po' troppo leggero, quindi niente, sono andata a cercare appunto un top da metterci su, ho trovato questo che è veramente molto semplice, questo toppino crop top grigio, molto 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 semplice, appunto niente di che. Di Forever 21 che ho pagato tipo penso $10 o qualcosa del genere, e niente, è molto semplice, molto carino. Poi sono passata anche da Urban Outfitters, ovviamente io sono entrata solo per i libri e ho preso questi due libri, che non sono libri, cioè sì, sono libri, sono più dei diari, diciamo. Il primo è questo qui, che si chiama 642 Tiny Things to Write About. E niente, di questo libricino in inglese dove dovete scrivere, diciamo, ci sono delle specie di tracce e voi dovete scrivere appunto quello che vi dice, ad esempio, non so, qua dice Your Father's Most Frequent Advice, e quindi il consiglio più usato da vostro padre, voi dovete scrivere, e se non vi piace scrivere, secondo me è veramente, veramente molto carino, e appunto ce ne sono tantissime, cioè non so se vedete un po' pieno. E niente, tutto un libricino da scrivere, lo volevo perché cioè, è bellissimo, e questo costava $9.95. E poi ho preso anche questo, che invece è una specie di writing journal, ma non è così, diciamo, distruttivo. Questo invece è più da scrivere, quindi più nel mio stile, e praticamente si chiama One Page at a Time, è una specie di appunto diario molto carino. Ad esempio qui dice Take a moment to observe something small today, what did you see, e voi lo scrivete, oppure Make a playlist for a birthday party, e voi dovete scriverlo. C'è una più carina, mi piace tipo, non so, ce ne sono un sacco, boh, è bellissimo. È una specie di diario un po' creativo, un po' particolare, niente, ho appena l'ho usato mio. E niente, quindi queste sono le... Ah, questo l'ho pagato $15. E quindi queste sono le cosine che ho preso da Urban Outfitters. E penultima cosa, prima degli acquisti all'Universal Studio, sono queste scarpe meravigliose, che sono le Superstar, le famosissime Superstar, che io ho cercato ovunque qua a Panama, veramente ovunque, in tutti i centri commerciali possibili, io le ho cercate e non le ho mai trovate del mio numero. Quindi a Miami sono entrata in questo negozio di Laschera gigante e ho detto: avete le Superstar numero 37? Quando mi hanno detto di sì, ho fatto tipo: non ci credo. Quindi le ho prese subito, perché altrimenti vi giuro che cioè, non le trovo da nessuna parte. E niente, sono le classiche Superstar che penso avete visto un po' tutti, e le ho già ovviamente usate, sono comodissime, non mi sono venute le scicche o cose varie, sono comodissime e niente, cioè sono bellissime. Ok, direi che è il momento di parlarvi dell'Universal Studios. Dunque, allora, a chi non interessa di Harry Potter probabilmente può anche proprio tralasciare questa parte, per chi invece è ossessionato, barra appassionato, barra totalmente fan, tipo me, ascolti attentamente. Allora, praticamente c'erano appunto, hanno ricreato due cose, hanno ricreato Hogsmeade e Diagon Alley. Io non lo so, allora... Hogsmeade, dunque, adesso proprio vi lascerò qualche foto magari qui. Intanto vi dico solo che era fatto tutto veramente da Dio. Vi giuro che vi sembrava di essere nel film, ma vi giuro che era fatto esattamente uguale tutto al film. Era impressionante, c'era tutto, tutto. Praticamente c'erano tutti i negozietti. Allora, parlo di Hogsmeade prima, poi gli è male. Hogsmeade, c'erano tutti i negozietti, poi cioè era fatto da Dio, poi era all'aperto, quindi vi giuro che sembrava proprio di essere lì, no? Ed era fatto benissimo, tipo nelle vetrine, no? Vedevate anche tipo le cose che si muovevano, tipo magie, cose, oppure entravate nei negozi, si poteva entrare ed era tutto troppo bello, cioè vi giuro.
Poi sono andata da Ollivandere, c'erano tutte queste bacchette ovunque. Poi c'erano tutti i ristorantini, poi c'erano un posto dove c'erano la burro birra. E ho detto, oh mio Dio, cioè vi giuro, io volevo piangere perché mi sembrava esattamente di essere lì. Poi c'è stato Diagonale è ancora meglio perché, ah, tra l'altro mi c'era anche il castello, non ritratto tipo il castello, non si poteva entrare, mannaggia, però comunque era tipo lì. E poi invece a Diagonale c'erano ancora più negozietti, c'era la banca dei Gringot, poi c'erano tutti i negozietti, c'era il negozio dei fratelli Weasley, era tutto così perfetto. Allora, se siete fan di Harry Potter, prima che voi moriate, dovete, perché vi giuro, dovete andare a vedere Universal Studios di Orlando, non a Los Angeles, non a Londra, andate a Orlando, perché vi giuro che vi sembrava esattamente di essere lì. E io, cioè, e madonna, io proverò, cioè non so se capirete dalle foto, comunque era allucinante, io avevo gli occhi a cuore, tutte volevo piangere, era un paradiso. E ovviamente non potevo non prendere qualcosa. Allora, io ho già la bacchetta di Hermione e la sciarpa Grifondoro che avevo preso a Los Angeles. E fra l'altro a Los Angeles non era... cioè hanno aperto un negozio, ma devono ancora costruire l'attrazione, cioè devono ancora ricreare la cosa di Harry Potter. C'era solo il negozio. E invece lì in Orlando c'era tutto. Vabbè, quindi passiamo a farvi vedere cosa ho preso. Intanto io vorrei farvi vedere la borsa, forse non la butterò mai perché è tipo bellissima, perché c'è sta tipo, oh mio Dio. Ok, passiamo a vedere cosa ho preso. Allora, ho preso due cose, no, tre, però vabbè, dopo vi spiego. La prima cosa che ho preso è questo, che è praticamente una borraccia con il simbolo del Grifondoro e niente, è meravigliosa, la sto usando tutti i giorni a scuola. Quindi niente, questa che ho pagato tra l'altro un sacco perché la roba in quei negozi li costava troppo, tipo vabbè, le bacchette 30, poi tipo le bluse costavano una roba tipo 130, cioè roba da pazzi. Questa l'ho pagata intorno ai 20 credo, comunque boh, cioè bellissima. Poi ho preso una felpa, ovviamente non potevo non prendere una felpa. E ho preso questa felpa qui, grigia, con scritto Gryffindor grande. Questa mi piace un sacco perché è proprio larga, cioè veste proprio larga ed è comodissima. E tra l'altro qui c'è anche lo stemma, se magari lo fa. Ok, lo stemma appunto del Grifondoro, no, qua no, e niente, è fatta così, molto semplice. Alla fine volevo appunto una cosa semplice da poter mettere a scuola, cioè non magari tipo... non so, tipo la cravatta con il gilet e tutto quanto, volevo una cosa abbastanza semplice da mettere appunto a scuola, però che comunque si capisse che si tratta di Harry Potter, no? E quindi ho preso questa qui, questa l'ho pagata qualcosa come $50, vi giuro, una follia, però ho pensato che, cioè, quando mai potrò tornare qui, magari non ci tornerò mai più, quando mai potrò, cioè, comprare queste cose, quindi ho detto vabbè, prendo anche questa. E quindi sì, l'ho presa e penso che non la toglierò mai, ma ora qua non posso metterla perché fa caldo, però quando arrivo a casa la metterò tipo tutti i santi giorni perché è bellissima. E ultima cosa invece è un regalo ed è una bacchetta, e ora io ve la faccio vedere, non la tiro fuori perché comunque è un regalo, cioè ve la faccio magari vedere dalla scatola, però appunto tiro fuori perché è un regalo per la Martina, tra l'altro, che se mi stai guardando, ciao Marti, questa è per te. E niente, vabbè, guarda il sacchettino di Ollivanders che io non, cioè, non lo so, cos'è, cioè, boh, non lo so, è bellissimo. E la bacchetta in questione che mi ha chiesto appunto la mia amica di prenderle è la bacchetta di Ron Weasley. La bacchetta, appunto, non la tira fuori, ve la faccio vedere così, non so quanto vedete, comunque è questa. Ed è niente, fatta da Dio, veramente fatta benissimo. E appunto io non l'ho voluta prendere perché comunque già quella di Hermione. E quindi niente, questo è tutto quello che ho comprato in queste settimane, questo mese, anche il mese scorso, vabbè. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un pollice in su. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!